Il mio mezzo di trasporto preferito, già lo sapete. Buongiorno e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Gaglia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come appena detto il titolo, hai visto la copertina? Oggi sono qui in realtà per non vloggare non so cosa. Però niente, oggi è la prima vera giornata d'estate e quindi niente, ho deciso di portarvi con me. Ciao ragazzi, oggi così. E niente, infatti oggi avremmo dovuto avere scuola, soltanto che un orario tipo vuoto, quindi a questo punto non ci siamo andate e niente, adesso andremo a fare colazione. Wow, pieno di gente. Stiamo andando alla linea del bar e sì, troppo noi che abbiamo le bici, però le lasciamo e andiamo a piedi, cioè questa beh, è tutta destra. Ma dove le andiamo? Esatto, quindi è bello, le abbiamo tipo lasciate sul lungomare e adesso ci stiamo dirigendo tipo a piedi al bar. Allora, lei ha preso questa cosa con frutta. Questa dina con la frutta. Questa cosa, vabbè. Questa cosa. È solo molto carina, cosa ne pensi? Penso sia buona. Non lo so, io no, perché sì. C'è questa cosa che si fa. Poi mi sono sentita la pesca, io ho fatto la pesca e con il cioccolato, che è molto meglio. Vabbè, e niente. Non so quanto si sente in questo momento, but sono praticamente le 9:53. Aggiornamenti, ahia! Allora, praticamente stiamo vedendo una passeggiata in riva, soltanto che dove abitiamo la spiaggia, cioè non è di sabbia, è di sassi, quindi non sono più abituata a camminare sui sassi. Quindi niente, questo è un problema strenuoso perché rischio di cadere ogni 30 secondi. Quindi niente, vorrei andarmi a fare un bagno perché sto proprio crepando dal caldo. Però l'acqua è fredda, quindi so che me ne pentirò, vedremo. Allora, come complicarsi la vita, cioè ragazzi, io non capisco perché continuo ad ostinarsi ad andare lì tipo la centesima volta. Quando letteralmente, cioè, basta passare sulla sabbia. Proprio vi giuro, cioè, c'è anche cosa di mattoni e lei lì, cioè così. Viva! Scelta discutibile, ma chi sono io per giudicare alla fine? Raga, vi giuro, l'acqua è tipo ghiacciata, congelata, infatti tipo... Così tipo... Cioè... Aia. Madonna. Se ti immergi... Cioè, mi sono immersa tutto, quindi... Tipo proprio sembra che ti si blocca i polmoni, raga. Esatto, cioè, la cosa tipo sembra proprio che ti si risveglia. Vabbè, no, in realtà io dopo un po' mi ero abituata. Adesso siamo qua. Un leone, letteralmente. But... Stiamo tipo, ci abbiamo chiesto di utilizzare tutto perché ci stiamo spostando su un altro chalet dove si trovano anche i nostri compagni di classe. In realtà saremmo dovuti andarci molto prima, però niente, dopo il bagno ci abbiamo messo tipo una vita per asciugarci e quindi niente, adesso andiamo. Eccoci qua, praticamente è durato 5 minuti che siamo stati lì appunto dai nostri compagni di classe, però niente, essendo già mezzogiorno dobbiamo andare via e quindi niente, adesso stiamo appunto slegando le bici e ci abbiamo. Tragica, sembra matta, ma vi giuro. Raga, vi giuro, mi sto sentendo malissimo. Stranamente, sono viva. Mamma mia, raga, vi giuro, adesso rido perché mi sono ripresa. Ma io, fino a 10 minuti fa, non respiravo più. Qui, per fortuna, tira anche un po' d'arietta, quindi si sta bene. Ma siamo tornate in bici sotto al sole cuocente e luna. Quindi, voi non potete capire, io... Stavo morendo, io non respiravo più a un certo punto, cioè proprio non riuscivo a prendere aria, però per fortuna ero molto vicino a casa e quindi sono tipo corsa su, mi sono bevuta mezzo litro d'acqua e adesso sto abbastanza meglio. Mi sono anche lavata la faccia, in realtà dovrei farmi anche la doccia, soltanto che dato che comunque questo pomeriggio devo riuscire, cioè sudderò di nuovo perché devo andare di nuovo in bici, quindi diciamo me la faccio direttamente stasera. Sempre che poi mentre vado in bici, anche se mi è sembrato che non è proprio un'ottima idea, ma ok. Mi sono appunto preparata un attimo perché devo scendere e non devo tornare più al mare. E praticamente in realtà oggi dovevo vedermi con una mia amica perché stiamo organizzando un progettino di cui poi vi parlerò, soltanto che niente, ormai si è fatto troppo tardi, infatti
infatti dovevamo scendere alle 4, ma sia per problemi miei che suoi, appunto, abbiamo fatto tardi. E quindi in realtà tutta l'attrezzatura, microfoni, cavalletti, lo zaino, ma penso che ormai non faremo più niente. Sono praticamente arrivata. Io vorrei fare una parentesi perché cioè vorrei tanto insultarla. Allora, praticamente, no, dovevamo scendere alle 4. Mi fa, no, mi fa male il collo. Quindi scendiamo alle 4 e un quarto. Io, ok, faccio un po' di ritardo perché non è colpa mia. Sì, è colpa tua. E poi mi fa, no, ma alle 5 me ne devo andare. Io sono uscita alle 4 e mezza, ho aspettato 17 minuti sotto casa sua e adesso siamo qui e abbiamo 10 minuti. Beh, meglio tardi che mai. Dai. Pillone. Saluto il mio vlog. Ah. Saluto. Niente, ragazzi, come al solito mi scordo di vloggare. Giuro, stamattina ero partita tutta convinta, mi ricordavo sempre di vloggare, poi pian piano nel pomeriggio me ne sono scordata. But it is the point of the story, because mamma mia, che pronuncia. Praticamente sono le 8:57 e infatti adesso devo andare appunto a fare gira perché effettivamente è pronta a tavola. E niente, oggi in realtà sarei dovuta andare a danza come appunto tutti i mercoledì, però purtroppo appunto per motivi personali non ci sono potuta andare. Fino ad adesso appunto non ho fatto niente, mi sono docciata come avete visto. Direi che adesso vado a mangiare. Mi sono scordata di concludere il vlog, quindi niente, lo concludo il giorno dopo in pigiama, ma questa è tutta professionalità. Dopodiché mi sono messa semplicemente a comunque guardare dei video su YouTube, non ho fatto assolutamente niente di interessante, quindi direi che questo video si può anche concludere qui. E niente, detto già questo video mio, qui mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdervi i prossimi video. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!